Allora, di nuovo, buonasera, benvenuti a questa nuova puntata del nostro corso di lettura Dantes. Come sapete, leggiamo oggi il settimo del Paradiso, ma Osanna Sanctus Deus Sabbataoth, super illustrans claritate tua, felice signis orum malacot. Così volgendosi alla nota sua, fu viso a me cantare essa sostanza, sopra la qual doppio lume s'addua. Ed esse l'altre mossero a sua danza, e quasi velocissime faville mi si velar di subita distanza. Io dubitava e dicea, dille, dille, fra me, dille, dicea alla mia donna che mi disetta con le dolci stille. Ma quella reverenza che si indonna di tutto me, pur per be e perisce, mi richinava come l'uom ch'assonna. Poco sofferse me cotal Beatrice e cominciò raggiandomi d'un riso tal che nel foco faria l'om felice. Secondo mio infallibile avviso, come giusta vendetta giustamente punita fosse, t'ha in pensier miso. Ma io ti solverò tosto la mente e tu ascolta che le mie parole di gran sentenza ti faran presente. Per non soffrire alla virtù che volle freno a suo prode, quell'om che non nacque dannando sé dannò tutta sua prole, onde l'umana specie inferma giacque giù per secoli molti in grande errore, finché al verbo di Dio discender piacque, u la natura che dal suo fattore s'era allungata, unì a sé in persona con l'atto sol de suo eterno amore. Odrizza il viso a quel cuor si ragione. Questa natura al suo fattore unito, qual fu creata, fu sincera e buona, ma per se stessa pur fu ella sbandita di paradiso, però che si torse da via di verità e da sua vita. La pena dunque che la croce porse, sa la natura assunta si misura, nulla giammai si giustamente morse. E così nulla fu di tanta ingiuria, guardando alla persona che sofferse in che era contratta tal natura. Era d'un atto uscir due cose diverse, che a Dio e ai giudei piacque una morte, per lei tremò la terra e il ciel s'aperse. Non ti dee oramai parer più forte quando si dice che giusta vendetta poscia vengiata fu da giusta corte. Ma io veggio la tua mente ristretta di pensiero in pensiero dentro ad un nodo, del qual con gran disio solver s'aspetta. Tu dici, ben discerno ciò che io odo, ma perché Dio volesse me occulto a nostra redenzione pur questo modo? Questo decreto, frate, sta sepolto agli occhi di ciascuno il cui ingegno nella fiamma d'amor non è adulto. Veramente? Però che a questo segno molto simile poco si discerne, dirò perché tal modo fu più degno. La divina bontà, che da sé sperne ogni livore, ardendo in sé sfavilla, sì che dispiega le bellezze eterne. Ciò che da lei senza mezzo distilla non ha poi fine, perché non si muove la sua impronta quando ella sigilla. Ciò che da essa senza mezzo piove, libero è tutto, perché non soggiace alla virtute delle cose nove. Più le conforme, e però più le piace, che l'ardor santo che ogni cosa raggia, nella più somigliante è più vivace. Di tutte queste dote s'avvantaggia l'umana creatura, e su una manca di sua nobiltà convien che caggia. Solo il peccato è quel che la disfranca e falla dissimile al sommo bene, perché del lume suo poco s'imbianca, e in sua dignità mai non rivene se non riempie dove colpa vota contra mal di lettà con giuste pene. Vostra natura, quando peccò tota nel seme suo, da queste dignità di come di paradiso fu remota. Ne ricovrar potienzi se tu badi ben sottilmente per alcuna via, senza passar per un di questi guadi. O che Dio solo per sua cortesia dimesso avesse,
o che l'uomo per sé stesso avesse soddisfatto a sua follia. Ficcamo l'occhio per entro l'abisso dell'eterno consiglio, quanto puoi, al mio parlar distrettamente fisso. Non potea l'uomo, nei termini suoi, mai soddisfar, per non poter ir giuso con umiltate, obbediendo poi, quanto disubbidiendo, intesi il suso. E questa è la cagion perché l'uomo fue da poter soddisfar per sé dischiuso. Dunque a Dio convenia con le vie sue riparar l'uomo a sua intera vita, dico con l'una over con ambedue. Ma perché l'ovra tanto è più gradita dall'operante, quanto più appresenta della bontà del cuore onde l'uscita, la divina bontà che il mondo imprenta di proceder per tutte le sue vie a rilevarvi suso, fu contenta. Né tra l'ultima notte e il primo die, sì alto o sì magnifico processo, o per l'uno o per l'altra fu o fie, che più largo fu Dio a dar se stesso per far l'uomo sufficiente a rilevarsi, che se li avesse sol da sé dimesso. E tutti gli altri modi erano scarsi alla giustizia, se il figliol di Dio non fosse umiliato ad incarnarsi. Or per riempierti bene ogni disio, ritorno a dichiarirti in alcun loco perché tu veggi lì, così com'io. Tu dici, io veggio l'acqua, io veggio il fuoco, l'aere, la terra e tutte le loro misture venire a corruzione e durare poco. E queste cose pur furono creature, perché se ciò che è detto è stato vero, esser dovrien da corruzione sicuri. Gli angeli, frate, e il paese sincero nel qual tu sei, dirsi possono creati, siccome sono, il loro essere intero. Ma gli alimenti che tu hai nomati, e quelle cose che di loro si fanno, da creata virtù sono informati. Creata fu la materia che li hanno, creata fu la virtù informante in queste stelle che intorno a loro vanno. L'anima d'ogni bruto e delle piante, di complessione potenziata, attira lo raggio il moto delle luci sante. Ma vostra vita senza mezzo spira la somma meninanza e la innamora di sé sì, che poi sempre la disira. E quinci puoi argomentare ancora vostra resurrezione, se tu ripensi come l'umana carne fessi allora che li primi parenti entrambo fensi. Bene, allora probabilmente ricorderete che, come abbiamo letto la settimana scorsa, il canto sesto è interamente occupato dal discorso di Giustiniano, il solo canto, dicevamo, integramente chiuso, tra virgolette, per cui era un canto che era stato in qualche modo anticipato nel canto quinto, quello precedente, attraverso la domanda di Dante, e ricorderete che Giustiniano aveva talmente accresciuto la propria carità che aveva nascosto la sua figura umana dentro la luce che lo avvolgeva. Quindi in questo primo paragrafo, diciamo queste prime terzine del canto settimo, analogamente si chiude tutto l'episodio di Giustiniano, il cui discorso sulla storia dell'impero e su Romeo di Villanova occupa il canto precedente e si apre appunto con delle virgolette che continuano quelle del canto precedente, perché è lo stesso Giustiniano che in una miscela tra latino ed ebraico apre questo settimo canto con una preghiera eucaristica che è la prima della liturgia, secondo Dionisio, dettata da Dio direttamente. È un inizio questo del canto settimo del Paradiso che è stato dalla critica
associato per opposizione all'inizio del canto settimo dell'Inferno, dove forse ricorderete, Pluto esclama queste parole incomprensibili, Pape Satan, Pape Satana leppe, quando invece questo settimo del paradiso si apre con un testo sacro che invece celebra il Dio degli eserciti. Ora lo leggiamo dunque, Osanna, Sanctus Deus Sabaoth, cioè o Santo Dio degli eserciti, super illustras claritate tua, cioè che sovrillumini con la tua chiarezza, con il tuo splendore, felices ignes aurum malacot, cioè i fuochi felici di questo regno. Quindi finite queste parole, si chiudono le virgolette e il Dante poeta riprende dopo più di un canto di silenzio. Così volgendosi alla nota sua, fu viso a me cantare essa sostanza, sopra la qual doppio lume s'addua. Cioè così, muovendosi al ritmo della sua stessa musica, di queste parole che ha appena esclamato, io vidi che quella sostanza, cioè Giustiniano, cantava quella sostanza sulla quale si duplica un doppio lume, una doppia luce. Secondo la maggior parte degli interpreti, questo verbo adduarsi, che tra l'altro è senz'altro un dantismo, un neologismo di Dante creato sulla base del numerale 2, che si adoppia questa luce è probabilmente perché Giustiniano nel parlare con Dante aumentò ancora la sua luce che rappresenta, come sapete, la gioia. E quindi più luminoso ancora dell'inizio del suo discorso, comincia a cantare Giustiniano. Ed esse l'altre mossero a sua danza, cioè tutte le altre luci che sono nel cielo di Mercurio, si mettono a danzare come Giustiniano, mossero a sua danza e quasi velocissime faville mi si velar di subita distanza. Cioè è come scintille velocissime. Dante dice un'immagine stupenda, mi si velarono, cioè mi si occultarono della distanza subita che ci fu tra loro e me. Perché evidentemente queste anime, finito il discorso di Giustiniano, danzando, si elevano di nuovo verso l'Empireo da cui sono scese per parlare con Dante nel cielo di Mercurio. Quindi qui, in realtà, al verso nono del settimo canto finisce l'episodio di Giustiniano, molto lungo, che era cominciato, come dicevamo, addirittura nel canto quinto. E Dante, a proposito di una cosa che aveva detto Giustiniano, ha un dubbio. Non so se ricordate che nei versi 91 e 93, tra i versi 91 e 93 del canto precedente, Giustiniano, nel raccontare la storia dell'impero dopo la uccisione di Cristo, aveva detto a Dante: ora ti ammira, cioè ora ti sorprenderai di quello che ti sto per dire, e racconta come sotto l'impero di Tito, attraverso la distruzione del Tempio di Gerusalemme, ci fu vendetta della giustizia che era stata la morte di Cristo. Quindi avevamo anticipato, non so se ricordate la settimana scorsa, che quello che Giustiniano aveva pronunciato allora era un apparente paradosso, cioè come mai qualcosa che era stata giusta, che era la morte di Cristo, che era venuta a far giustizia sul peccato originale di Eva e Adamo, avesse bisogno a sua volta di una giusta vendetta, che sarebbe stata appunto la distruzione del Tempio. E quindi, e a proposito di questo primo dubbio di Dante, dei tre che avrà in questo canto,
che Dante comincia a con timidezza desiderare di avere un chiarimento fin dal verso decimo. Dante dice: io dubitava e dicea, dille, dille, fra me, dille, dicea, alla mia donna che mi disetta con le dolci stille. Cioè, Dante ha questo dubbio, appunto, e fra se stesso dice, dille, dille, cioè parla con Beatrice, dille a questa mia donna che calma la mia sete con le dolci stille, cioè con le gocce di verità che cadono dalla sua parola. Vedete che Dante inizia questa terzina al passato, no? Dubitavo, dicevo, all'imperfetto, perché si sta riferendo alla condizione del pellegrino, chiaramente, ma poi passa al presente attraverso il verbo diseta, che come al solito ci permette di scorgere la persistente conseguenza delle parole di Beatrice ancora nel momento della scrittura. Infatti Dante più volte si riferisce al presente, agli effetti che Beatrice continua ad avere su di sé anche dopo il viaggio nell'aldilà. Quindi Dante timidamente ha voglia di domandare, ma al verso 13, ma quella reverenza che si indonna di tutto me, pur per me perisce, mi richinava come l'uom ch'assonna. Cioè, ma quella reverenza che si impadronisce di tutto il mio essere, dice Dante, solo per l'inizio e la fine del nome di Beatrice, cioè solo per una parte di lei, mi faceva chinarmi come in estasi, come l'uomo che assonna, cioè che perde coscienza di sé davanti al divino. Questo verso 14 presenta un problema di critica testuale, perché in alcuni manoscritti, anziché BE, come voi probabilmente state leggendo sulle edizioni, diciamo che si sono conformate al testo fissato criticamente da Giorgio Petrocchi, e che secondo il quale io ho letto adesso, pur per BE e ICE, che chiaramente sarebbero la prima e le ultime sillabe del nome della donna amata. In altri manoscritti, come dicevo, appare soltanto la lettera B senza alcuna vocale, che come sapete in italiano quando si dice, diciamo, l'alfabeto si pronuncia B. E siccome il nome reale nel mondo di Beatrice era Bice Portinari, se noi seguissimo quei manoscritti, Dante starebbe pronunciando il nome della sua donna a Firenze. Ma al di là di questa disquisizione, l'importante è che Dante è travagliato da un dubbio, ma che per reverenza davanti alla sua donna china lo sguardo, quasi smarritosi in un eccessus mente, e Beatrice lo lascia stare così poco tempo e poi interrompe lo stato mistico di Dante per dare la spiegazione più lunga di tutta la Divina Commedia. Sono quelli che iniziano al verso 19. Ben 130 versi di teologia pura, senza alcuna interruzione della voce di Dante né di eventi né di situazioni cangianti della trama. Allora, al verso 16, poco sofferse me cotal Beatrice e cominciò, cioè tollerò poco tempo che io fossi in questa condizione, Beatrice, e cominciò raggiandomi di un riso tal che nel fuoco faria l'uom felice, cioè illuminandomi con un sorriso tale
che renderebbe felice anche l'uomo torturato nel fuoco. Di nuovo, come prima, attraverso il presente del verbo di setare, questi versi ricordano il canto finale del Purgatorio, quello 27esimo, dove Dante deve attraversare questo muro di fuoco. Ricorderete questo momento eccezionale, veramente, della purgazione del nostro amico, quando, dovendo subire in carne propria una tortura, il che non gli era capitato in nessun momento durante il viaggio, non si lascia convincere da nessuna delle proposte razionali, che Virgilio gli offre, e solo davanti al nome di Beatrice, Dante, insomma, si lancia dentro questa fiamma, sapendo che tra lui e lei c'è solo quel muro di fuoco, vero? Allora, Beatrice, con un sorriso, è come se svegliasse Dante dal suo sonno mistico e comincia a dare la spiegazione di cui Dante ha bisogno senza che lei abbia bisogno che lui pronunci la domanda, come succede al solito in paradiso. Quindi al verso 19, secondo mio infallibile avviso, come giusta vendetta, giustamente punita fosse, t'ha in pensier miso. Cioè, secondo quello che la mia visione infallibile mi dice, infallibile perché lei vede tutto in Dio, quindi chiaramente non può sbagliare circa il pensiero di Dante. E adesso, per far capire questa domanda in diretta, ne cambio l'ordine, cioè ti ha lasciato pensieroso, ti ha messo in pensiero. Come mai una giusta vendetta fosse punita giustamente? Quello che anticipavo prima, cioè come mai, se la morte di Cristo era stata una giusta vendetta del peccato originale, come mai una vendetta di questa morte può essere anch'essa giusta, anch'essa giusta? Questa è la domanda che Dante non osa mettere in parole, ma che Beatrice legge nella mente del discepolo, e quindi si accinge a rispondere. Al verso 22, quindi, continua sempre lei: ma io ti solverò tosto la mente, cioè io ti scioglierò il dubbio e ti libererò la mente da esso. E tu ascolta, che le mie parole di gran sentenza ti faranno presente. Cioè, e tu ascolta, già che le mie parole ti regaleranno, presente è appunto regalo, di una grande sentenza, quindi di qualcosa di molto importante. E inizia il verso 25 a rispondere a questa prima domanda. E siccome è una spiegazione che comprende il peccato originale, inizia proprio da lì. Per non soffrire alla virtù che vuole freno a suo prode, quell'uomo che non nacque, dannando sé, dannò tutta sua prole. Allora, l'uomo che non nacque chiaramente è Adamo, eh? Allora, Adamo, per non sopportare un freno che era stato messo per il suo bene, a suo prode, un freno alla propria volontà, alla virtù che vuole, cioè per non aver sopportato di avere un limite alla sua volontà, Adamo, dannando sé, dannò tutta l'umanità, cioè tutta la sua prole, che è appunto figlia o nipote di lui. Onde l'umana specie inferma giacque giù per secoli, già per secoli molti in grande errore, cioè per cui a partire dal peccato originale la specie umana giacque giù, inferma, malata, per molti secoli in grande errore, che è appunto l'errore cui fa sempre riferimento Virgilio, l'errore pagano, vero? Finché al verbo di Dio discendere piacque una natura che dal suo fattore s'era allungata
uniasse in persona con l'atto sol del suo eterno amore. Allora, dopo il peccato di Adamo, l'umanità giacque in errore senza avere accesso alla verità, finché al Figlio, il Verbo di Dio, piacque di discendere nella natura, cioè incarnandosi, la natura umana che si era allontanata dal suo creatore e unì a sé, nella stessa persona, questa natura peccatrice, l'unì a sé con il solo atto del suo amore eterno, cioè senza alcun bisogno, senza alcun guadagno per sé, ma con un atto solo di generoso amore per l'umanità. E al verso 34 aggiunge sempre Beatrice: ordrizzi il viso a quel cor si ragiona. E qui è interessante come Beatrice anticipa che quello che dirà è importante, e ciò nonostante Dante non capirà del tutto la portata di queste parole, perché quello che dice Beatrice qua è: questa natura al suo fattore unita, qual fu creata, fu sincera e buona. Allora, la natura umana, unita a Dio, al suo fattore, così come fu creata, fu sincera e buona, innocente. Ma per se stessa, pur fu ella sbandita di paradiso, però che si torse da via di verità e da sua vita, ma per se stessa, per la propria natura umana, lei fu cacciata dal paradiso perché si allontanò, si torse dalla via di verità e dalla propria vita, dice Dante, ricordando attraverso tutti questi sostantivi del verso 39 il Vangelo di Giovanni, vero? Dove appare appunto via di verità, io sono la vita. Questa parola vita vedremo che non a caso si ripeterà nello stesso canto in posizione di rima, il che capita molto di rado nella commedia, perché è appunto il grande mistero del canto, la vita, come vedremo. Allora, al verso 40. La pena dunque che alla croce porse, sa la natura assunta si misura, nulla giammai si giustamente morse. Cioè, la pena della crocifissione, dunque, se si applica, si misura alla natura assunta, cioè alla natura umana peccatrice, nulla ci fu un morso così giusto. Cioè, Beatrice sta dicendo, e qui si rifà al discorso che aveva fatto Giustiniano nel canto precedente, sta dicendo, siccome Eva e Adamo avevano peccato così gravemente, l'uccisione dell'umanità decaduta, peccatrice, nella persona che Cristo ha assunto è giusta. E infatti la finalità dell'incarnazione è appunto questa, quella di compensare il peccato originale. Ma nel contempo, al verso 43, è come se ci fosse, e allo stesso tempo, e così nulla fu di tanta ingiuria, guardando alla persona che sofferse, in che era contratta tal natura. Cioè, fu giusta per quel che riguarda la natura umana peccatrice che Cristo aveva assunto in sé, ma nulla ci fu così iniquo, così ingiusto, se si fa riferimento alla persona di Gesù Immacolata che si era unita divinamente a tal natura. Cioè, nel contempo è stata una grande ingiustizia quella di ammazzare
un uomo che nella sua persona individuale unita alla divinità era puro. Va bene? C'è questa distinzione appunto tra l'umanità corrotta che Cristo assume generosamente in sé e che deve essere punita attraverso la crocifissione e la purezza della persona di Cristo in cui convivono l'umano e il divino. E al verso 46, per ad un atto uscir cose diverse. Beatrice dice: perciò di un solo atto uscirono due conseguenze diverse, che a Dio e ai giudei piacque una morte, per lei tremò la terra e il ciel s'aperse. Giacché la stessa morte di Cristo soddisfece Dio Padre, che appunto aveva voluto il Figlio incarnato per ricongiungersi con la sua creatura umana, e ai giudei che attraverso l'impero incarnato in Pilato avevano ucciso Cristo. E poi questo bellissimo verso 48, per lei tremò la terra, il ciel s'aperse. Cioè questo terremoto che c'è nella morte di Cristo, che è di origine scritturale, l'abbiamo visto nella commedia stessa, vi ricordate, già dal canto dodicesimo nel quale si vede la frana sulla quale c'è il Minotauro, ma poi abbiamo visto anche delle altre conseguenze nell'architettura infernale, in Malebolge, no? Dove Dante e Virgilio hanno appunto delle difficoltà per passare da una bolgia all'altro, visto che alcuni ponti si sono distrutti con la morte di Cristo. E il ciel s'aperse chiaramente si riferisce alla possibilità della salvezza che fu possibile solo dopo l'incarnazione, chiaramente. Allora al verso 50, 49, scusate, Beatrice riprende la domanda iniziale. Non ti devi oramai parer più forte quando si dice che giusta vendetta poscia vengiata fu da giusta corte. Cioè, a questo punto non ti deve apparire difficile quello che ha detto Giustiniano, cioè che una giusta vendetta, una vendetta giusta che è appunto la morte di Cristo, fu vendicata dalla giusta corte che è l'impero, per riferirsi alla distruzione del tempio in mano di Tito. Ma il povero Dante non ha capito una cosa, che è una domanda in realtà che, come la stessa Beatrice qui sottolinea, è un problema. Cioè Dante ha appena sentito che la crocifissione è insieme giusta e ingiusta, e allora si sta domandando come mai Dio scelse questa via per rinnalzare l'uomo alla sua condizione precedente. E quindi al verso 52, Beatrice, senza bisogno che Dante chieda, continua: ma io veggio la tua mente ristretta di pensiero in pensiero dentro ad un nodo del qual con gran disio solver s'aspetta. Ma io ora vedo che la tua mente è limitata, ristretta, andando da un pensiero nell'altro, dentro un nodo che con molta brama, molto desiderio, spetta di essere risolto. Tu dici, verso 55, qui Beatrice espone il secondo dubbio di Dante del canto. Tu dici: ben discerno ciò che odo, ma perché Dio volesse me occulto a nostra redenzione pur questo modo? Cioè, io leggo in Dio che tu dici: ho capito quello che mi hai spiegato, ma mi è occulto, non capisco perché Dio abbia voluto proprio questa modalità per redimere noi umani.
E la prima cosa che fa Beatrice, prima di spiegare almeno parzialmente questa decisione divina, è, come farà tante altre volte, chiarire che questa soluzione divina al problema dell'umanità ha degli aspetti inaccessibili agli esseri umani. Quindi al verso 58 risponde Beatrice alla domanda di Dante che lei stessa ha pronunciato. Questo decreto, frate, sta sepolto agli occhi di ciascuno il cui ingegno nella fiamma d'amor non è adunto. Cioè questo decreto sta nascosto agli occhi di tutti quelli la cui intelligenza non è adulta nella fiamma d'amore, quindi non si sono ancora salvati. Ma Beatrice spiegherà almeno la parte comprensibile attraverso la ragione di questa spiegazione. Veramente, però, che a questo segno molto si mire e poco si discerne, dirò perché tal modo fu più degno. Ciononostante, il veramente ha sempre nell'italiano antico questa sfumatura semantica avversativa, cioè prima detto questo non lo potrai sapere finché non ti salverai, ma visto che molti hanno mirato a, a questo segno, a questo bersaglio, ma hanno capito poco, cioè visto che le spiegazioni che si sono date non sono del tutto soddisfacenti, parlerò spiegandoti perché questo modo, la crocifissione, fu il modo più adeguato per risollevarvi. E adesso inizia di nuovo Beatrice per spiegare questa soluzione diciamo di Dio, così eccezionale, inizia di nuovo la sua spiegazione da molto prima, anzi da prima ancora del peccato originale. Inizia dalla creazione dell'essere umano affinché si possa valutare anche la misura gravissima del peccato originale e l'eccezionale modalità che Dio volle scegliere per risanare questa ferita. Quindi al verso 64, la divina bontà che da sé sperne ogni livore, ardendo in sé sfavilla, sì che despiega la bellezze eterne. Allora inizia dalla creazione dei cieli, addirittura Beatrice. La divina bontà che allontana da sé ogni malvagità d'invidia, ogni livore, ardendo in se stessa, sfavilla sì, cioè lancia scintille tali, che dispiega creando le bellezze eterne, i cieli. Vedete che la creazione dei cieli, che sono la prima cosa che Dio crea, è vista qua quasi come un eccesso di ardore di amore, cioè arde in sé Dio in modo tale che si emana, diciamo, si roga nei cieli. Ciò che da lei senza mezzo distilla non ha poi fine, perché non si muove la sua impronta quando ella sigilla. Cioè tutto quello che deriva da lei, cioè dalla divina bontà, distilla, di nuovo, la metafora del gocciolare, no? Di cui Dante si era valso per parlare delle verità che Beatrice distilla a lui colmando la sua sete di conoscenza, non ha poi fine. Però Beatrice ha fatto un chiarimento che Dante evidentemente non ha colto nella sua pregnanza, perché lei dice senza mezzo, cioè quello che la divina bontà distilla immediatamente, senza una mediazione, non ha poi fine, già che il suo sigillo, quello della divina bontà, non si può muovere
più una volta che ha creato. Non è, diciamo, come un sigillo umano che può tremare e può perdere efficacia. E Beatrice al verso 70 si serve adesso di un'altra metafora, quella della pioggia per la creazione. Ciò che da essa senza mezzo piove, libero è tutto, perché non soggiace alla virtute delle cose nuove. Cioè, prima nella terzina 67-69 aveva detto che quello che Dio crea direttamente non finisce, è immortale. Adesso dice che è libero, cioè quello che piove senza mezzo è libero, perché non soggiace alle cose generate, alle cause seconde che sono le influenze astrali. Vi ricordate che questo verbo, soggiacere, era stato usato sempre a proposito dell'argomento della libertà da Marco Lombardo nel canto sedicesimo del Purgatorio, quando aveva detto, vi ricordate che Dante gli aveva detto, io capisco che il mondo è gravido, pieno di malvagità, ma non so quale sia la causa di questa corruzione del mondo, perché qualcuno dice che sia nei cieli e qualcuno qua giù nel mondo. E Marco dice, dopo insomma un sospiro di condiscendenza verso la limitatezza della mente di Dante, fa, si vede che tu vieni dal mondo, e gli dice che anche se si ammettesse che il movimento dei cieli fa iniziare tutti i movimenti umani, Marco Lombardo dice, c'è in voi una maggior natura che non dipende dai cieli, ma direttamente da Dio. E quindi in voi c'è appunto l'innata libertate che vi rende liberi rispetto delle cause seconde, che sono le cose nuove, del verso 72. Questa nozione dell'influenza dei movimenti dei cieli era stata ricordata da Beatrice, vi ricordate, nel secondo canto, quando aveva spiegato come la bontà divina si va diramando da cielo in cielo, influenzando al di sotto per arrivare al mondo sublunare, degradato in qualche modo, mediato e diversificato. E allora Beatrice qua ha già posto velocemente una distinzione che Dante, come vi dicevo, non coglie, perciò avrà un altro dubbio verso la fine del canto, perché sta dicendo che quello che Dio crea direttamente è immortale, ha detto prima, adesso dice è libero, perché non condizionato dalle cose nuove che sono i cieli appena creati. Come invece poi si vedrà, sono condizionati alcuni esseri misti del mondo sublunare, che sarà oggetto del terzo dubbio di Dante che vedremo verso la fine della lezione. Finora allora Beatrice sta dicendo, prima ha cominciato questa spiegazione, solo per bontà e per amore Dio si emana nei cieli, nella creazione. Tutto ciò che Dio crea direttamente senza mezzo è immortale ed è libero. E adesso al verso 73, più le conforme e però più le piace, cioè più quello che ha creato si conforma alla bontà divina, più piacere fa a Dio. Che l'ardor santo che ogni cosa raggia nella più somigliante e più vivace, già che l'ardore santo che deriva da Dio irradia su ogni cosa creata
luccica di più, vive di più nelle cose che più rassomigliano Dio. Vedete che in questa nuova terzina, tra i versi 73 e 75, Beatrice ha presentato una gerarchia che riguarda la conformità con Dio. E quindi quello che più rassomiglia a Dio, più piace a Dio e più sente l'ardore di carità. E Dante, come noi, si starà domandando che c'entra tutto quello con questo che io volevo sapere. Che, vi ricordate quello che Dante voleva sapere è perché Dio scelse l'incarnazione di Cristo per risollevare l'umanità caduta dopo il peccato. Adesso sì, al verso 76. Cominciamo a capire la rilevanza di questo discorso di Beatrice, perché Beatrice riprende queste tre dignità della creazione diretta che ha nominato nelle terzine precedenti: immortalità, libertà e conformità con Dio, le riprende per assegnarle all'umanità. Verso 76. Di tutte queste dote s'avvantaggia l'umana creatura e su una manca di nua nobilità convien che cangia. Cioè, di tutte queste dotazioni, di questi tre regali, immortalità, libertà e conformità con Dio, si avvantaggia la creatura umana. E se una di esse manca, è necessario che cada dalla sua nobiltà, dalla sua somiglianza con Dio. Vedete che qui Beatrice non parla dell'anima umana, parla dell'umana creatura in genere. Poi vedremo verso la fine del canto si recupererà quest'idea. E al verso 79 arriviamo al peccato originale. Solo il peccato è quel che la disfranca e falla dissimile al sommo bene, perché del lume suo poco si imbianca. Cioè, è solo il peccato quello che la fa perdere la libertà. Disfrancare vuol dire perdere la libertà, che consiste, come abbiamo visto nei canti precedenti, nel riconoscimento del vincolo filiale con Dio. Allora, solo per colpa del peccato, la creatura umana perde la libertà e perde la sua somiglianza con il sommo bene, per cui comincia ad imbiancarsi, a illuminarsi poco del suo lume, della luce divina. E in sua dignità mai non rivene se non riempie, dove colpa vota, contra mal dilettar con giuste pene. E non potrebbe riprendersi la dignità di cui, diciamo, si è fatto volontariamente vittima, se non riempie, non colma con giuste pene laddove la colpa ha svuotato contro il male diletto del peccato. Cioè, l'uomo non poteva recuperare la dignità perduta dal peccato se non compensava quel vuoto che aveva creato il peccato con giuste pene, subendo una pena giusta analoga. E al verso 85 aggiunge Beatrice: vostra natura, quando peccò tota nel seme suo, da queste dignità di come di paradiso fu remota. Cioè, la vostra natura umana, dice Beatrice a Dante, quando peccò del tutto nel suo seme, cioè nel peccato di Eva e Adamo c'era l'intera umanità, perché erano i soli umani nell'Eden, quando peccò del tutto nel suo seme, cioè nel seme di Adamo ed Eva,
si allontanò, fu remota da queste dignità come si allontanò dal paradiso, cioè perse l'immortalità, la libertà e la conformità con il creatore. Nel ricovrar potiensi, se tu badi ben sottilmente per alcuna via, senza passare per uno di questi guadi. E non poteva recuperare queste dignità, il soggetto è sempre la vostra natura, se tu fai attenzione sottilmente, per nessuna via, se non passando attraverso uno di questi guadi, uno di questi passaggi, due punti. Adesso dice le due possibilità. O che Dio solo per sua cortesia dimesso avesse, o che l'uomo per sé stesso avesse soddisfatto a sua follia. Cioè la prima possibilità è che Dio per la sua cortesia lo perdonasse direttamente. La parola cortesia è davvero molto interessante perché, sebbene dal punto di vista teologico, sia assimilabile a pietà, a misericordia di Dio, la parola cortesia è una parola forte per indicare un tipo di atteggiamento umano, quello che era in un'epoca ormai passata per Dante. Tipica delle corti, assimilabile appunto alle virtù dei cavalieri, quali la generosità o la larghezza. Dico che è interessante che si serva di una parola così umana per riferirsi a Dio, perché poi, come vedremo ora dopo la pausa, ci sarà un'altra analogia tra come agiscono gli uomini e come agisce Dio. Perché questo canto che vi dicevo è quello forse diciamo più lungo e complesso teologicamente di tutto il Paradiso, suggerisce anche attraverso questi slittamenti tra un linguaggio tipicamente umano e uno divino il modello che questa soluzione di Dio diede in quest'atto del tutto eccezionale. Anche per gli uomini. Lo vedremo soprattutto dopo la pausa. Allora, le opzioni, dice Beatrice, affinché l'uomo potesse recuperarsi dal peccato erano la prima, che Dio, per la sua cortesia, per la sua generosità, direttamente lo perdonasse. O la seconda, che l'uomo per se stesso pagasse, soddisfacesse la sua mancanza, il suo peccato di follia, parola importantissima che abbiamo commentato più volte sia in inferno che in purgatorio, perché la follia è se andiamo, se guardiamo indietro dal paradiso verso l'inferno, passando dal purgatorio. Così detta come sostantivo, è niente di meno che il peccato che ha caratterizzato Dante nella Selva Oscura. Vi ricordate che nel canto primo del Purgatorio, quando Catone sembra di opporsi diciamo, all'ascensione di Dante e Virgilio nella montagna, diciamo, interpelli i pellegrini dicendo: Ma come mai venite voi dannati? Venite dall'inferno, è cambiata qualche legge di cui non sono a conoscenza. Virgilio di Dante dice che lui non è ancora morto, non vide mai l'ultima sera, ma che per la sua follia fu sì così vicino alla morte che gli mancava poco. Ed è lì per la prima volta che si definisce come follia, appunto, il peccato che aveva così messo in rischio la vita di Dante. Ma noi conoscevamo già la parola follia nella sua accezione appunto di superbia temeraria, a proposito di Ulisse, il cui diciamo, viaggio al di là delle colonne di Ercole era stato caratterizzato come un folle volo dei remi.
Dante ricorderà sempre come folle l'impresa di Ulisse vedendo la terra dall'alto, più avanti nel paradiso stesso. E quando abbiamo letto il canto di Ulisse, continuiamo a fare questo cammino a ritroso, avevamo ricordato anche, a proposito delle tante similitudini che ci sono tra il viaggio ultimo di Ulisse e quello di Dante nell'aldilà, che Dante nel secondo canto dell'Inferno, in preda alla sua prima crisi di mancata fiducia e paura, aveva detto a Virgilio: temo che la mia venuta non sia folle, cioè temo che voler conoscere l'aldilà. E quindi il vizio è il valore umani, come dirà dopo Ulisse. E quindi niente di meno che gli effetti della giustizia divina, temo, dice Dante, che sia una follia, che è appunto la follia di Adamo ed Eva, come c'è scritto qua al verso 93. E quindi vedete come si stabilisce questa sorta di catena molto significativa: Adamo, primo uomo, Ulisse, l'uomo classico per antonomasia, che come Adamo volle sapere al di là dei limiti, e Dante che riconosce in sé questo pericolo, ma sapendosi assistito dalla grazia, si abbandona a questo volere sapendo che non c'è rischio. Allora, io suggerirei di fare la pausa qua. Beatrice ha cominciato la sua risposta, cioè si è avviata nella risposta alla domanda su questa volontà in grande misura insondabile di Dio di inviare il figlio al mondo a caricarsi dei peccati umani per risanare questa ferita. E Beatrice, l'ultima cosa che ha detto, ricordo, è che le possibilità che c'erano per questa soluzione erano o che Dio direttamente per la propria cortesia perdonasse l'umanità, oppure che per se stessa l'umanità compensasse il peccato originale di superbia. Allora, non vedo che ci siano domande sulla chat, il che un po' mi stupisce perché è un canto abbastanza complesso, però va bene, forse vi rivengono dei dubbi, magari rileggendo il canto e se volete la settimana prossima riprendiamo alcune questioni. Allora, riprendiamo la lettura dal verso 94. Beatrice aveva detto che le due soluzioni necessarie come guadi attraverso i quali bisognava passare per ripristinare l'uomo nella sua integrità originaria erano o il perdono diretto da parte di Dio o che l'uomo per se stesso si risollevasse. E adesso al verso 94, Beatrice indica Dante di concentrarsi quanto può per capire la parte comprensibile del suo discorso. Ficcamo l'occhio per entro l'abisso dell'eterno consiglio, quanto puoi, al mio parlar distrettamente fisso. Allora, fissa l'occhio chiaramente della mente per entro l'abisso dell'eterno consiglio, che chiaramente è infinito, quanto tu puoi, il più vicino al mio parlare. Lei aveva posto le due possibilità nell'ordine, o che Dio perdonasse o che l'uomo si risollevasse da solo. Adesso altera l'ordine e la prima cosa che fa è negare la possibilità della seconda opzione, cioè che l'uomo soddisfacesse per se stesso la propria follia. Non poté all'uomo, nei termini suoi, mai soddisfar per non potere ir giuso con umiltate obbediendo poi quanto disobbediendo intese ir suso.
Allora, Beatrice dice razionalmente che l'umanità, nei suoi termini, cioè essendo limitato, non poteva soddisfare la sua follia perché non poteva scendere con umiltà, andare giuso, obbediendo Dio, quanto aveva avuto l'intenzione di innalzarsi, di irsuso, disobbediendo. Cioè, questa è diciamo una parte molto comprensibile del discorso di Beatrice, perché in qualche modo sta stabilendo che l'essere umano, essendo limitato, non ha dentro di sé nulla di così basso come la divinità al di là di sé in alto, cioè la distanza tra l'umano e il divino, che è quello che ha voluto annullare Adamo mangiando dall'albero della scienza, è inesistente verso il basso. Non esiste nessuna umiliazione analoga, nessun andare in giù paragonabile al raggiungimento desiderato della saggezza divina da parte dell'uomo, in che consistette appunto la follia dei primi padri, dei primi genitori. E questa è la cagione perché l'uomo fu da poter soddisfare per sé dischiuso. Cioè, questa è la causa per la quale l'uomo non ebbe la possibilità di soddisfare per se stesso il peccato originale. Per cui resta l'altra opzione, cioè che Dio, nella sua cortesia, si occupasse lui. E adesso al verso 103, quindi, apre altre possibilità che aveva Dio per fare lui la pace con l'essere umano. Dunque a Dio convenia con le vie sue riparar l'uomo a sua intera vita, dico con l'una, ovver con amendue. Cioè, dunque, di conseguenza, visto che l'uomo da solo non lo poteva fare, era conveniente a Dio, cioè era a Dio che spettava, attraverso le sue vie, che sono la misericordia e la giustizia, riparare l'uomo alla sua immortalità, alla sua vita integra. Dico, attraverso una delle sue vie, cioè la misericordia o la giustizia, ovvero con entrambe, con misericordia e giustizia. E qui viene questa analogia a cui accennavo prima, in cui l'atteggiamento di Dio, pensate l'audacia di Dante in questo, no? Perché lui si sta per riferire. Cioè lui, Dante, in bocca di Beatrice, ma dico, come poeta sta per trattare del maggiore evento della storia dell'umanità, che è l'incarnazione e la morte di Cristo, no? E osa attribuire questa decisione divina al piacere che provano tutti gli esseri, non solo Dio, anche noi umani, nel fare qualcosa che più rappresenta la propria bontà. Cioè, questa analogia che dico è molto audace, perché in qualche modo sta attribuendo una motivazione paragonabile a una motivazione umana. La motivazione di Dio è quella che mi aveva portato a dirvi che la parola cortesia, che Dante attribuisce a persone che ammira, l'abbia attribuita a Dio questo stesso Hola, canto. hola, hola. Scusate, potete azzittire i microfoni? Che stiamo parlando del maggiore evento della storia dell'umanità? Aspettate, vediamo se riesco io a farlo.
Perciò dicevo che la parola cortesia mi sembra non del tutto riconducibile, assimilabile totalmente alla misericordia. Perché il fatto che Dante abbia scelto una parola che si può anche attribuire agli umani e che lui stesso attribuisce agli umani, sembra di suggerire che quest'atto di Dio, il massimo che riguarda la storia umana, sia anch'esso qualcosa da imitare, cioè il fatto di agire attraverso tutte le vie che uno ha e non solo in parte. E cioè, quello che dirà ora è che Dio scelse di agire con entrambe le sue vie, cioè con la misericordia e la giustizia. E che lo fece perché, come tutti noi sappiamo, dice Dante, ci fa più felice un'opera che rappresenta di più la propria bontà. Noi lo sappiamo come umani. In qualche modo ci sta invitando a prendere Dio come modello anche in questo non risparmiarsi, in questo dare di sé il meglio, tutto ciò che si è nelle azioni che si fanno, anche umane. Allora, leggiamo questa analogia al verso 106. Ma perché l'ovra tanto è più gradita dall'operante, quanto più appresenta della bontà del quorum, dell'uscita, cioè, ma siccome l'opera è tanto più cara a chi la fa, quanto ra più rappresenta della bontà del cuore da cui viene fuori, la divina bontà che il mondo imprenta, prende di nuovo la stessa metafora del sigillo che aveva preso per riferirsi alla creazione, di procedere per tutte le sue vie a rilevare Visuso fu contenta. Cioè, la divina bontà si compiacque, ebbe il piacere di procedere per recuperare voi umani attraverso tutte le sue vie. E immediatamente aggiunge: né tra l'ultima notte e il primo die, sì alto, sì magnifico processo, o per l'uno o per l'altra fu o fie. Cioè, e tra la fine dei tempi e il primo giorno non ci fu né ci sarà, attraverso l'una delle vie o l'altra, e cioè la misericordia e la giustizia, un processo così alto e così magnifico. Perché, chiarisce immediatamente al verso 115, che più largo fu Dio a dar se stesso per far l'uomo sufficiente a rilevarsi, che se li avesse sol da sé dimesso. Cioè, già che Dio fu più largo, di nuovo la larghezza è un altro appunto delle virtù cortesi, cioè fu più generoso nel dare se stesso affinché l'uomo fosse sufficiente per rilevarsi, che se lui l'avesse perdonato direttamente da sé. E tutti gli altri modi erano scarsi alla giustizia se il figliol di Dio non fosse umiliato ad incarnarsi. E qui Beatrice sta dando per scontato quello che ha detto qualche terzina prima. Siccome l'uomo da solo non può scendere tanto quando aveva usato sollevarsi, tutti gli altri modi erano scarsi, insufficienti per la giustizia, se Cristo, il figliolo di Dio, non si fosse umiliato incarnandosi, cioè discendendo dalla sua divinità e facendosi uomo. Vedete la perfezione di questo ragionamento, visto che Adamo, come anche Ulisse, vollero essere delle divinità anziché uomini. E al verso 121, Beatrice ha già intuito che mentre pronunciava versi precedenti, cioè quando aveva parlato a partire dal verso 68, se poi lo volete cercare,
della integrità, della libertà, della conformità a Dio di tutte le cose create senza mezzo da Dio, a Dante è venuto già un nuovo dubbio. E allora il verso 121 torna didatticamente adesso. Or per empierti bene ogni desio, ritorno a dichiararti in alcun loco perché tu veggi lì così com'io. Cioè ora, per riempirti, per appagarti del tutto ogni tuo desiderio di sapere, ritorno a chiarirti un luogo precedente affinché tu veda, a proposito di questo problema, come vedo io. Vedete la generosità di Beatrice, che vede perfettamente perché vede in Dio e non si attende di meno dal suo discepolo. Quindi al verso 124 mette di nuovo per la terza volta nel canto, e l'ultima, il dubbio di Dante. Tu dici, io veggio l'acqua, io veggio il fuoco, l'aere e la terra e tutte le loro misture venire a corruzione e durare poco. E queste cose pur furono creature, perché se ciò che detto è stato vero, esser dovrien da corruzione sicure. Cioè il dubbio di Dante è, siccome Beatrice aveva detto che ciò che stilla, ciò che deriva, che piove da Dio senza mezzo, dura per sempre, sta dicendo, io vedo che l'acqua, il fuoco, l'aria e la terra, cioè i quattro elementi, e tutte le loro combinazioni, vedo che vengono a corruzione e che durano poco. E queste cose, tuttavia, sono state creature. Per cui, se quello che mi hai appena detto, dice Dante nelle parole di Beatrice, è stato vero, questi elementi dovrebbero essere immuni, sicure, di corruzione. E qui Beatrice, al verso 130, inizia la sua ultima spiegazione del canto, che è molto interessante perché deriva nel dogma della resurrezione dei corpi, che riguarda l'immortalità a cui è destinato l'essere umano nella sua completezza e non solo nell'anima, che è qualcosa di cui veniva parlando prima, cioè del fatto che col peccato originale l'uomo aveva perso le sue tre dignità, l'immortalità, la conformazione a Dio e la libertà. Perciò sembra strano che molti studiosi abbiano visto quest'ultima parte del canto come scollegata dal resto, perché la spiegazione di Beatrice ora, che riguarderà la differenza tra le creature create direttamente da Dio, senza mezzo, come ha detto prima, e quelle generate naturalmente attraverso cause seconde. Ma il corollario di quella distinzione è importantissimo perché implica il recupero, attraverso la morte di Cristo, dell'immortalità integrale della creatura, anche del corpo. Allora, al verso 130 inizia quest'ultima spiegazione. Gli angeli, frate, e il paese sincero nel qual tu sei, dirsi possono creati, sì come sono, in loro essere intero. Gli angeli, cioè i motori dei cieli, fratello, dice come evocativo a Dante, e la zona pura nella quale tu sei, cioè i cieli, si possono dire creati così come sono, integri nel loro essere. Ma gli elementi che tu hai nominato, cioè i quattro elementi che hai menzionato, aria, fuoco, terra, vero? Che tu hai nominato, e quelle cose che di lor si fanno, anche nominate da Dante come lor misture, da creata virtù sono informati, cioè sono creati indirettamente da una virtù, da una potenza che è stata già creata, quindi sono informati da cause seconde. Creata fu la materia che li hanno, cioè
quella che fu creata direttamente è la materia prima, di cui loro sono a loro volta creati, i quattro elementi. Creata fu, è come se dicesse Beatrice, anche la virtù informante in queste stelle che intorno a loro vanno, cioè fu creata direttamente da Dio non solo la materia prima dell'universo, ma anche l'energia che dà vita alle cose attraverso le cause seconde di cui si parla nel secondo canto del Paradiso, quando si va dicendo come gli astri vanno diffondendo verso il basso la capacità di dare vita alla materia. L'anima d'ogni bruto e delle piante di complession potenziata tira lo raggio il moto delle luci sante. Cioè l'anima degli animali, di ogni bruto e delle piante, sono formate da una complession potenziata che viene attirata dal raggio, cioè dalla luce, e dal movimento delle luci sante. Cioè in questa terzina il verso 141 è il soggetto, no? Cioè il raggio, il movimento delle stelle attirano l'anima vegetativa e sensitiva delle piante, degli animali, dando loro una vita che però è una vita mediata appunto dalla virtù delle stelle. Non è creata direttamente da Dio la vita degli animali. Ma, e ora al verso 142 arriva la parte più importante che permette di associare quest'ultima parte del canto a tutto il discorso precedente. Ma vostra vita senza mezzo spira la somma beninanza e la innamora di sé sì che poi sempre la disira. Ma la vostra vita, di nuovo la parola vita così frequente nel canto, la vostra vita senza mezzo, usa per la terza volta la stessa frase senza mezzo che aveva usato prima, la somma beninanza ispira. Cioè Dio, il sommo bene, ispira la vostra vita senza mezzo e la fa innamorare di sé così tanto che poi sempre la vostra vita desidera la somma beninanza, desidera per sempre di unirsi a Dio, la propria origine. Vi ricordate che nel canto 25 del Purgatorio, a proposito di una domanda che Dante aveva fatto a Virgilio, vedendo i penitenti di gola così dimagriti, gli era venuto il dubbio come mai potessero dimagrire corpi aerei che non avevano bisogno di essere alimentati, e Virgilio aveva ceduto la risposta a Stazio, il poeta latino che li sta accompagnando verso il paradiso terrestre, e Stazio aveva spiegato in una miscela tra diciamo scienza biologica, embriologia tradizionale e metafisica, come la gestazione naturale del corpo umano avesse le stesse caratteristiche della gestazione naturale degli animali, solo che quello che negli animali era punto di arrivo, nell'essere umano era in via, cioè doveva ancora svilupparsi, e come vedendo l'articolazione del cervello dentro l'utero materno dell'embrione, Dio fosse talmente commosso dalla perfezione di quest'opera della natura che regalasse l'anima razionale a ogni essere umano. Lì si era sostenuta, diciamo, la creazione diretta e quindi l'immortalità dell'anima umana, di cui noi abbiamo la riprova innumerevole, diciamo, delle anime con le quali parla Dante nel suo viaggio.
Orbene, qui Beatrice non ha detto la vostra anima senza mezzo spira, ha detto la vostra vita, chiaramente volendo già anticipare l'inclusione del corpo. Perciò aggiunge dopo al verso 145 e quinci, cioè da qui, dalla distinzione tra cose create direttamente, quindi destinate a durare per sempre, e cose generate da cause seconde e quindi destinate a corrompersi e perire, puoi argomentare ancora vostra resurrezione se tu ripensi come l'umana carne fessi allora che li privi parenti entrambo fensi. Cioè tu puoi dedurre la resurrezione del vostro corpo, cioè la vostra resurrezione completa in corpo e anima, se tu ti ricordi, come hai letto nel libro della Genesi, come la umana carne, cioè il corpo umano, si fece quando si fecero Eva e Adamo, allorché si fecero i primi parenti. Vedete come Beatrice sta in questo ragionamento che sta facendo, che è sillogistico, sta dicendo tutto quel che è creato direttamente sarà eterno. Eva e Adamo sono stati creati direttamente in corpo da Dio. Tu, Dante, puoi arrivare alla conclusione che anche il corpo è destinato a vivere eternamente. Ma chiaramente questo recupero della immortalità anche del corpo fa parte dell'intera spiegazione secondo cui, grazie a questo miracoloso intervento divino che è l'incarnazione, l'essere umano poté recuperare tutte le dignità di cui era decaduto con il peccato. Non solo, diciamo, la libertà che Dante vede nelle anime del paradiso e che è stato oggetto di canti precedenti come adeguazione della propria volontà alla volontà divina, ma anche l'immortalità del corpo, non solo dell'anima. Lo rileggiamo il canto o avete qualche dubbio? Regina, sì, prego. Sì, sarebbe, diciamo, arriviamo a un punto come se l'uomo non avesse mai peccato. Cioè con la redenzione, con l'amore di Dio, l'uomo torna alla vita, cioè corpo e mente vanno in cielo. Sarebbe come se l'uomo non avesse peccato? Beh, non direi che è come se non avesse peccato, perché non bisogna dimenticare il mondaccio nel quale viviamo, che non esisterebbe senza il peccato, e quindi l'impossibilità di recuperare una vita del tutto felice e pura nel mondo, ma solo rappresentazioni imperfette di quella felicità, la più alta delle quali è l'istituzione dell'impero, ma che comunque non sarà mai l'Eden, e il purgatorio, non dobbiamo dimenticare, no? Che esiste proprio perché esiste il peccato originale e perché tutti noi discendenti di Adamo siamo peccatori, altrimenti, diciamo, la vita precedente il peccato, la vita nel mondo, se Adamo ed Eva non avessero peccato, sarebbe stato intanto, diciamo, l'umanità tutta nel giardino dell'Eden, vivendo pacificamente, innocentemente, finché la vecchiaia li porta in paradiso, in una armonica transizione senza traumi. Non è la nostra vita, no? Non è la vita, diciamo, che vive Dante, e non è nemmeno la vita ideale dopo il peccato che Dante, diciamo, anela.
che sarebbe un'istituzione nella quale c'è bisogno di legge, c'è bisogno di leggi umane, c'è bisogno di guide come l'impero e il papato, perché l'umanità è rimasta per sempre fragile. E c'è anche ovviamente la possibilità della condanna, che non c'era, no? La possibilità di cadere in peccato. Quindi non è del tutto recuperabile la condizione primigenia di Adamo ed Eva prima del peccato. Quello che è dopo Cristo recuperabile è la salvezza. La vita eterna sì, si è ripristinata come possibilità per i cristiani. Questo grazie, sì. Claudia. Chiaro. Una pregunta, Claudia. ¿Por qué acá se justifica como la necesidad de que Cristo se encarnara, ¿no? Para salvar? Pero el tipo de muerte o la muerte o todo eso lo explica en otro momento, será un momento posterior. Cioè, la crocifissione in sé, claro. La croce. Ah, sì. No, di quello Dante non si occupa, perché la sua domanda era relativa al dubbio che aveva avuto prima. Cioè, claro. Per Dante era stato difficile capire perché una giusta vendetta fosse richiesta da qualcosa che era stato giusto. E Beatrice aveva spiegato questa doppia valenza della morte di Cristo come giusta e ingiusta allo stesso tempo. E quindi a Dante era, diciamo, spontaneamente sorto il dubbio: ma perché una soluzione così complicata? Cioè, perché il dubbio di Dante è perché Dio, che è pura bontà, ha scelto di recuperare il rapporto con gli umani attraverso un evento che ha dell'ingiusto e che richiederà della distruzione del Tempio anche. E la risposta di Beatrice è: contrariamente a quanto tu intuisca nella tua limitata ragione umana, quello che Dio scelse è più generoso ancora, parla più della sua bontà, perché include la via della giustizia e della misericordia insieme. Cioè, è un chiarimento che mira, diciamo, a chiarire perché l'incarnazione, cioè il fatto che Cristo, diciamo, venga al mondo, che il figlio si faccia umano e si carichi dei peccati, implica la maggior bontà possibile di Dio. E non una imperfezione della soluzione. Si capisce? Ma perché parla di venganza? Di vendetta? Beh, vendetta non solo qua, ma in tutto il libro, quando è attribuita a Dio, è sinonimo di giustizia. Bene. Poi sull'incarnazione abbiamo avuto qualche modo di parlare, abbiamo avuto modo di parlare in qualche occasione quando abbiamo letto i canti relativi al paradiso terrestre, perché vi ricordate che c'era quella leggenda che sembra Dante, cui sembra Dante aderisca, secondo cui i pali della croce provengono dal legno dell'albero della scienza da cui ha peccato Adamo. E poi certo la forma stessa della croce simboleggia questo incrocio del tutto eccezionale tra l'umano e il divino, che prima di quello e dopo quello andavano sempre paralleli, senza toccarsi, vero? Ma non è un problema che si ponga Dante direttamente, no? Bene, grazie. Prego, vedo che sulla chat c'è qualcosa. Puoi spiegare meglio come gli animali non sono creati da Dio, ma tramite altre cose create? Sì, perché diciamo, tutto ciò che ha vita, come le piante, gli animali, ricevono la vita dalle influenze degli astri, che vanno trasmettendo la bontà divina fin dal primo mobile verso la terra, il mondo sublunare. Quindi negli animali c'è materia
c'è carne, ci sono ossa, come ci sono anche in noi, ma la vita vegetativa e sensitiva, che abbiamo anche noi, ma che in noi è inclusa nella vita razionale, la vita la danno, la dà Dio attraverso gli astri. E siccome quindi i movimenti degli astri trasmettono indirettamente la bontà di Dio, quella bontà arriva un po' dileguata, perciò gli animali e le piante muoiono. Affinché l'uomo abbia una vita che dura per sempre, Dio la regala direttamente e la mette dentro l'utero materno quando vede l'embrione solo umano. Si capisce? Un po' meglio, grazie. Grazie Claudia. Prego. Un po' meglio, certo. Al di là delle mie deficienze come insegnante, di cui non voglio togliere le responsabilità, per carità, credo che in questi canti teologici ci sia anche la volontà di Dante di farci capire che c'è un plus che non potremo mai comprendere delle azioni divine e della creazione. Perciò Beatrice dice, io ti spiegherò la parte razionale di questo. Ma c'è una parte che solo voi vedrete quando avrete Dio faccia a faccia, quando sarete maturi nella fiamma di carità. Quindi accontentiamoci di capire una parte di queste cose e comportiamoci in modo di capirlo integralmente nella morte. Lo rileggiamo il canto? Osanna Sanctus Deus Sabaoth, super illustrans claritate tua, felice signes orum malacoth. Così volgendosi alla nota sua, fu viso a me cantare sta sostanza, sopra la qual doppio lume s'addua. Ed esse l'altre mossero a sua danza, e quasi velocissime faville, mi si velar di subita distanza. Io dubitava e dicea, dille, dille, fra me dille, dicea alla mia donna, che mi diseta con le dolci stille. Ma quella reverenza che si indonna di tutto me, pur per be perisce, mi richinava come l'uom casson. Poco sofferse me cotal, Beatrice cominciò, raggiandomi d'un riso, tal che nel fuoco faria l'uom felice. Secondo mio infallibile avviso, come giusta vendetta giustamente punita fosse, da in pensier miso. Ma io ti solverò tosto la mente, e tu ascolta che le mie parole di gran sentenza ti faran presente. Per non soffrire alla virtù che vuole freno a suo prode, quell'om che non nacque, dannando sé, dannò tutta sua prole. Onde l'umana specie inferma giacque giù per secoli molti in grande errore, finché al verbo di Dio discender piacque una natura che dal suo fattore s'era allungata, unia sé in persona con l'atto sol del suo eterno amore. Odrizzi il viso a quel cuor si ragiona. Questa natura al suo fattore unita, qual fu creata, fu sincera e buona. Ma per se stessa pur fu ella sbandita di paradiso, però che si torse da via di verità e da sua vita. La pena dunque che la croce porse, sa la natura assunta si misura, nulla giammai si giustamente morse. E così nulla fu di tanta ingiuria, guardando alla persona che sofferse, in che s'era contratta tal natura. Però d'un atto uscir cose diverse, che a Dio e ai giudei piacque una morte, per lei tremò la terra e il ciel s'aperse. Non ti dee oramai parer più forte, quando si dice che giusta vendetta poscia vengiata fu da giusta corte. Ma io veggior la tua mente ristretta di pensiero in pensiero dentro ad un nodo, del qual con gran disio solver s'aspetta. Tu dici, ben discerno ciò che odo,
ma perché Dio volesse me occulto a nostra redenzione pur questo modo. Questo decreto, frate, sta sepolto agli occhi di ciascuno il cui ingegno nella fiamma d'amor non è adulto. Veramente, però, che a questo segno molto si mire, poco si discerne, dirò perché tal modo fu più degno. La divina bontà, che da sé sperne ogni livore, ardendo in sé sfavilla sì che dispiega le bellezze eterne. Ciò che da lei senza mezzo distilla non ha poi fine, perché non si muove la sua imprenta quand'ella sigilla. Ciò che da esso senza mezzo piove, libero è tutto, perché non soggiace alla virtute delle cose nuove. Più le conforme e però più le piace, che l'ardor santo che ogni cosa raggia, nella più somigliante e più vivace. Di tutte queste doti s'avvantaggia l'umana creatura e su una manca di sua nobiltà convien che caggia. Solo il peccato è quel che la disfranca e falla dissimile al sommo bene, perché del lume suo poco si imbianca e in sua dignità mai non rivene se non riempie dove colpa vota contra mal dilettar con giuste pene. Vostra natura, quando peccò tota nel seme suo, da queste dignitati come di paradiso fu remota. Né ricovrar potiensi se tu badi ben sottilmente per alcuna via, senza passar per un di questi guadi. O che Dio solo per sua cortesia dimesso avesse, o che l'uomo per sé isso avesse soddisfatto a sua follia. Ficcamo l'occhio per entro l'abisso dell'eterno consiglio, quanto puoi al mio parlar distrettamente fisso. Non potea l'uomo, nei termini suoi, mai soddisfar, per non poter ir giuso con umiltate, obbediendo poi, quanto disobbediendo intese il suso. E questa è la cagion perché l'uomo fue da poter soddisfar per sé dischiuso. Dunque a Dio convenia con le vie sue riparar l'uomo alla sua intera vita, dico con l'una, ovver con ambendue. Ma perché l'ovra tanto è più gradita dall'operante, quanto più appresenta della bontà del cuore o della uscita, la divina bontà che il mondo imprenta di proceder per tutte le sue vie a rilevarvi suso fu contenta. Né tra l'ultima notte e il primo die, sì alto o sì magnifico processo, o per l'uno o per l'altra fu o fie, che più largo fu Dio a dar se stesso per far l'uomo sufficiente a rilevarsi, che se li avesse sol da sé dimesso, e tutti gli altri modi erano scarsi alla giustizia se il figliol di Dio non fosse umiliato ad incarnarsi. Or per empierti bene ogni disio, ritorno a dichiararti in alcun loco, perché tu veggi lì, così com'io. Tu dici, io veggio l'acqua, io veggio il fuoco, l'aere, la terra e tutte le loro misture venire a corruzione e durare poco. E queste cose pur furono creature, perché se ciò che è detto è stato vero, esser dovrienda corruzione sicure. Gli angeli, frate, il paese sincero nel qual tu sei, dirsi possono creati sì come sono il loro essere intero. Ma gli alimenti che tu hai nomati e quelle cose che di loro si fanno, da creata virtù sono informati. Creata fu la materia che li hanno, creata fu la virtù informante in queste stelle che intorno a loro vanno. L'anima d'ogni bruto e delle piante di complession potenziata tira lo raggio il moto delle luci sante. Ma vostra vita senza mezzo spira la somma benignanza e la innamora di sé sì che poi sempre la disira. E quinci puoi argomentare ancora vostra resurrezione se tu ripensi come l'umana carne fessi allora che li primi parenti entrambo fensi. Grazie dell'attenzione, ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci.